Avete mai pensato di farvi fare un'auto su misura? Sì, proprio come piace a voi. Magari partendo da una macchina che esiste già, ma modificandola secondo i vostri gusti. È quello che Up Design ha fatto con la Mole 124 costruzione artigianale 001. Un esemplare unico, pensato e poi fisicamente, materialmente realizzato per soddisfare i desideri di un collezionista. Come i grandi carrozzieri del passato, o come, ancora oggi, con un vestito su misura. La base di partenza è la Fiat 124, scelta dal proprietario per ricordare i tempi in cui da bambino il papà lo portava in giro con la 124 storica, quella con dentro tanto legno, i sedili in pelle, la grande bocca anteriore e la lunga coda a sbalzo. Suggestioni, ricordi, emozioni che hanno guidato il designer Umberto Palermo nel reinterpretare questa Spider a due posti della Fiat, ripescando quegli elementi tipici del modello storico e integrandoli con le linee della Mole. Sì, proprio il monumento simbolo di Torino, che è anche il logo di questo costruttore specializzato nella realizzazione di pezzi unici. Sul cofano anteriore, ad esempio, al posto delle due gobbe tipiche sia della 124 moderna che di quella d'epoca, c'è una nervatura centrale, mentre dal cofano posteriore il marchio Fiat è stato spostato sulla coda, lasciando spazio al rigonfiamento dello spoiler che sottolinea anche le nuove forme del paraurti con lo scarico al centro. Anche davanti il marchio Fiat è in un'altra posizione, più in basso e incorniciato da una griglia con la forma ripresa dalla 124 del passato, il tutto spostando anche entrambe le targhe e con due bicchieri, per usare il gergo dei designer, che fanno sembrare i fari come fossero scavati nel muso dell'auto, con gli stessi tratti decisi di un'altra caratteristica tipica dei modelli Mole presentati fino ad oggi, e cioè le pinne, sia anteriori che posteriori. I cerchi in lega sono della Fond Metal, che è solo una delle aziende che ha partecipato a questo progetto. All'interno la plancia non è più in plastica, ma in pelle di prima scelta, selezionata dall'azienda Foglizzo anche per i sedili, sellati invece dalla Aras, con il legno di ulivo scolpito a mano da DSD Modelli a fare da cornice. Spettacolari in particolare i pedali in legno, una cosa davvero rara da vedere su un'auto. A livello meccanico non è stata chiesta nessuna modifica rispetto alla Fiat 124 di serie, per cui il motore è sempre il 4 cilindri 1.4 turbo da 140 cavalli, con cambio manuale a 6 marce e senza differenziale autobloccante. Il carattere della Mole 124 quindi è quello di una Spider molto agile e reattiva di assetto, leggera e precisa di sterzo e con delle sospensioni non troppo rigide, ma in grado comunque di controllare bene il coricamento in curva. La risposta del motore poi si fa attendere sempre un po' troppo, per cui spesso bisogna scalare in attesa che intervenga il turbo. Quello che è cambiato su questa 124 è la voce. I due scarichi centrali non hanno solo dei terminali diversi, ma la posizione di tutto il nuovo impianto trasmette proprio il suono in maniera più piena, c'è più rimbombo, molto piacevole. A rendere particolare la guida di questo esemplare unico di 124 è soprattutto il legno sull'impugnatura del cambio, che fa percepire in modo diverso gli innesti solidi tipici di questa Spider. Ma anche la pelle di alta qualità e ancora il legno sul volante invogliano ad essere leggeri e precisi con le mani negli inserimenti in curva, dove a quel punto si sente che dei sedili rivestiti in modo così speciale fanno scivolare meno il corpo rispetto ad un'auto normale. Torino è sempre stata la città dell'auto, ma anche dei designer e dei carrozzieri, che ancora oggi sanno come rendere un oggetto prodotto in serie in migliaia di esemplari unico. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.